una bella pensata, bravo Shendu. Mi sorprenderebbe rivedere tutti quanti gli altri spiriti, sai? La forza di tutti i talismani mi ha salvato. Dove sono? Che razza di posto è questo? Dove sono gli altri? Ora sei nel mio mondo, Chan. Non saresti mai dovuto arrivare fin qui, ma non importa. Beh, mi hai trascinato tu, sei scemo. Ho finito di interferire. Osserva la potenza dei talismani! Ma sono miei. Perché dovresti prenderteli tu, scusami? Ah, era una trappola! Ma scusami, ma se io non li prendevo tutti? E se adesso mancava il cane? Eccolo lì! La sua forma completa. Shendu. Shendu? Finalmente il mondo conoscerà il mio potere. Peccato che non sopravviverai per vedermi regnare sul tuo mondo. Il tuo regno finisce qui, Shendu. Certo! Jackie, ricorda che Shendu è immortale. Ok. Se vuoi recuperare i talismani, dovrai combattere la magia con... Con la magia. Zio? La spada, sciocco! La spada! Ora basta. Ti farò a pezzi, Chan. Ok, prendiamo la spada. Ok, bello. Dio mio. Ammetto che sarei stato un filo deluso se il combattimento finale fosse stato solo lui in forma umana, sai? Quindi, onestamente, forse va ancora bene. Attenzione. Ok, ok, calmi. Calmi un attimo. Bella anche la musica, tra l'altro. Ok, prosegui. No, Jackie. Maledizione, ok. Cacchio, cavolo, muoviti, muoviti. Mi mancherà il talismano del coniglio. Corri, Jackie. Non so dove devo andare, non so neanche se è la direzione giusta, non so cosa devo fare. Ok, aspetta, corri. Corri, ragazzo, laggiù, pararam. Effettivamente... Oh, non lo so, cosa devo fare? Che colpigli il piede? No. Cosa vuole che faccia, scusami? Tanto a lui che gli frega? Ma come sta guardando? Ah, forse ho capito, aspetta. Allora, aspetta, fagli sputare le palle di fuoco. Forse ho capito. Forse dobbiamo fare contro... Come quando abbiamo combattuto contro Toru. È solo che non riesco a puntarlo. Vediamo. Allora, di sicuro non ho preso danno. Non lo so. Ah, aspetta, sì, me la tira una palla di fuoco lui, però... però, cavolo. Il problema è che non riesco a... A puntarlo. Vediamo. Ah boh, onestamente non so se stiamo facendo la cosa giusta in sto combattimento, quindi speriamo. Boh. Oh, è apparsa gente, aspetta un attimo. Allora, danni non ne prendo se mi paro. Allora, sicuramente qualcosa è successo se ha fatto spawnare altra gente. Sicuramente qualcosa è successo. Che sia la soluzione, onestamente, non lo so.
Porca troia. È il più che non riesco a vedere io. Cioè, io non vedo lui. Eh sì, succede. Qualcosa succede. Oh, perché non va più? È morto? Non, no, 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 fermo. Ok. Jackie Chan non si muoveva più in quell'istante, eh? Aspetta un attimo. Allora, ho capito che qualcosa è successo. Purtroppo, siccome la telecamera è un po' quella che è, non ho potuto vedere che cosa è successo. Dai, belli. Forza. Ok, ne manca uno. Aspetta. Dai. Ma porca miseria. E certo, io che mi paro con una spada succede niente. Se tu ti pari con i pugni. Scudo perfetto, vero? Ok. E non so, io boh, continuo così. È l'unica tattica che vedo che funziona, quindi andiamo avanti. Va bene così. Un combattimento un po' barbino, però. Lascia un po' desiderare come combattimento finale, Mi vendicherò, Chan. Dovessero volerci altri 900 anni. No, un altro gioco, eh. Pensavo di essere spacciato. Onestamente, boh. Non so te, Jackie, ma... Svelto, Jackie! Il portale sta per richiudersi. Corri, Jackie! Prendi i talismani! Ok. Qualcuno Jackie, mi spiega perché il macio e la vipera sono qui, però... Io non ero sicuro. Il mondo non dovrà mai sapere di essere arrivato così vicino alla distruzione totale. Chiuderò i talismani nel nostro cavo di massima sicurezza. Certo! I talismani sono molto potenti. Dobbiamo fare in modo che non cadano più nelle mani sbagliate. E il toro fuerte è sempre il migliore! È bello rivederti, Jackie. Viper, grazie per essere venuta al Moose World per... La vera domanda è... Io, perché? Non ci saremmo mai più rivisti. Sono sempre pronta ad aiutare un amico. Perché non uniamo le nostre forze per aiutare il Capitano Black a combattere il male? Ci serve solo un bel nome accattivante, tipo... Dov'è lo zio? Jackie! Ancora una volta lo zietto si è dovuto preparare il tè da solo. È un ragazzo molto pigro. Mi hai proprio deluso. Ma porca troia pure. Ascoltate, ho trovato. Ci chiameremo J-Team. Come finale lascia un po' desiderare tutto ciò, eh. Comunque, ovviamente qua avrò abbassato la musica per ovvie ragioni. Allora, posso dire che queste ultime... Allora, quest'ultima parte, gli ultimi tre demoni e l'ultimo livello che abbiamo fatto è stato tutto rushatissimo. Proprio tutto veloce, tutto all'improvviso, tutto papapapam così. Il gioco non è brutto, anzi, è onestamente una perla nascosta. Mi piace che fanno vedere anche i disegni di tutte quante i bozzetti. Penso dell'anime a questo punto, perché non penso sia solo il gioco questo. Ma sono piacevolmente colpito, cacchio. A livello tecnico questo gioco è fatto benissimo. Ha un sacco di combo, ha veramente anche il sistema di armi fatto bene. I livelli sono carini, non c'è un picco di difficoltà estremamente alto, impossibile a superare. Se devo dire qualcosa di negativo, purtroppo posso dire che certi livelli, tipo Toru e quest'ultimo livello, ti mettono lì. Tu non hai idea di cosa devi fare. Vai, sconfiggi il capo finale. Ok, come? Tu vai, vedrai che lo scoprirai. Boh, onestamente se non avessi pensato a come l'altra volta abbiamo battuto Toru, dubito che ce l'avremmo fatta. Ma comunque, ripeto, questo gioco, per me,
Ottimo, apprezzato davvero un sacco. Sono contento che questo gioco mi rimanga dentro da, appunto, come vi dicevo in qualche episodio fa, dai tempi in cui l'ho visto dentro un supermercato, provato dentro quel supermercato e ho detto: cacchio, è veramente un bel gioco. Bello, 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 bello. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.